Ciao a tutti, oggi è lunedì 3 luglio 2023. Allora, ho raccolto i semi delle verze, la verza violacea di Verona, che avevo messo qui nel cassone. Avevo dei cassoni lì, che avevo già fatto vedere nel precedente video, dove metto gli ortaggi da seme. Nel caso delle verze, ho tolto a fine stagione 6 piantine, le ho tolte con la vanga, le ho trapiantate in questo cassone e oggi sono andato a togliere le capsule. Queste qua sono le capsule con il seme. E adesso non faccio nient'altro che pian pianino con le mani, è molto semplice, giusto ve lo farò vedere proprio per darvi un'idea di come fare. Con le mani li passate, basta che siano belle secche e li fate cadere qua. È importantissimo per le verze ogni anno fare essendo un cavolo che si ibrida con tutti gli altri cavoli, ogni anno bisognerebbe cercare di farne una tipologia, perché altrimenti si va a ibridare, nel senso che un anno facciamo le verze, un anno facciamo i cappucci, cioè le verze intendo una varietà di verza, e l'anno dopo magari facciamo una varietà di cappucci. Io ho messo 6 piantine, ho tolto 6 piantine da dove le avevo quest'inverno e poi le ho messe in quel cassone qua e poi sono andato a annaffiarle perché nei cassoni hanno bisogno veramente di tanta acqua. E poi adesso, oggi, sono andato lì, che è l'inizio di luglio, sono andato lì, vedete sono belle secche, pian pianino. Forse devo andarci un attimino prima perché un po' erano già aperte. Comunque non è che ho bisogno di 200.000 semi, vedete quanti ce ne sono già, cioè, ce ne sono tanti. Dopo togliamo le pagliuzze, pian pianino. Poi ce n'ho un secchio, quindi sul fondo ce ne saranno già non so quanti, dopo li vediamo, tanto vediamo un po' questo pian pianino, li dividiamo e ce ne sono. E adesso entriamo nel periodo dove gli ortaggi vanno a seme. Ho già visto che ho le bietole da costa da raccogliere, ne ho tantissime e quelle le sgrano a mano così e poi le metto su dei setacci a seccare. Queste capsule, vedete, non sono perfettamente mature, se vogliono se esce qualcosa, no? Non si riesce, ce n'è qualcuna. Poi stavo pensando cosa c'è ancora che va a seme adesso. Ho l'insalata che sta fiorendo, la lattuga. Poi cosa ho di altro che ho visto? Ho il sedano che sta fiorendo ma è molto indietro, fiorirà più avanti, andrà a seme più avanti. La cima di rapa l'ho raccolto, ho già fatto il video. E poi vabbè, i classici pomodori, ma quelli sono semplici da pulire, poi magari faccio un video una volta che lo faccio perché non mi sono ancora maturati, sono ancora un po' indietro, quindi siamo ancora un po' indietro con i lavori. Questo qua, beh, non è angosciato le piantine, vedete, possiamo fare anche così con calma, un pochino alla volta. Poi dopo cosa facciamo? Dopo prendiamo un setaccio, ci buttiamo sopra tutto e la parte secca rimane sopra, le capsule diciamo, e la parte sotto, i semi, li mettiamo dentro un vaso magari aperto, qualche giorno li muoviamo. Adesso qui sono quasi tutti aperti ormai. Quando le ho buttate dentro c'erano tutte,
sono quasi tutte aperte, erano talmente secche che queste qua, diamo un'occhiata, andiamo con calma. Quando vedete le capsule come queste, ne muoviamo tutte pian piano, erano proprio belle secche. Oh, neanche troppo. E la stessa cosa vale anche per le altre tipologie di cavoli. Fanno tutti questi bacelli e poi li andiamo a passare con le mani pian pianino. Calma. Devo pulire anche la rucola, che l'ho già raccolta. Adesso lo farò perché l'ho raccolta una settimana, no, anche 2 settimane fa. Solo che non era proprio secca secca, l'ho messa un attimo dentro dei bidoni a seccare in piedi. Ma ce n'è di seme, quando uno va a toglierlo, poi lo possiamo togliere anche a mano, che tanto di seme non ce n'è dentro, sotto ce ne rimane, poi vedete quando arrivo in fondo. Guardate quanto qua c'è. È importante farlo in una giornata asciutta, bella asciutta, che le capsule siano belle, belle secche, e poi ci mettiamo in un posto, io sono qua dietro casa dove non tira il vento, a fare questo lavoro qua, perché sennò dopo il vento ci porta via tutto. Pian pianino, ormai siamo in fondo. Erano più quelle che si erano sfaldate nel buttare nel secchio che questa. Infatti mi raccomando, raccogliete e mettetele subito dentro un secchio, come ho fatto io, non perché sono più furbo, ma perché guardate quanto seme che c'è. Guardate, vedete, c'è più seme qua che... Un bel secchio di quelli della pittura grosse. Poi ci diamo una setaccia. Una bella setacciatina con il setaccio più bello fine che ha. Comunque guardate quanto seme c'è, con 6 piantine, un lavoro da velocissimo. Poi dopo, una volta raccolto, una volta che siamo sicuri che è bello secco, facciamo una bustina bella chiusa, o li mettiamo sotto vuoto, che è l'ideale, li mettiamo in freezer, se non li seminiamo subito, ma adesso no, adesso li potremo seminare ancora, faremo ancora in tempo, però se avete già fatto le semine dei cavoli, li mettete dentro, come dicevo, o delle bustine, o li mettete sotto, dentro i sacchetti, quelli per il sottovuoto, li mettete sottovuoto e li mettete in freezer. Ed abbiamo, vedete quanti semi ci sono, anche setacciata ed è pronta. Nient'altro, volevo solo farvi vedere rapidamente come fare questo lavoretto qua, anche se è molto intuitivo, ma se uno non l'ha mai fatto, se uno non sa
quando raccoglierli, così almeno vede e vede anche come sono le capsule, così ha un'idea se deve raccoglierli o deve mettere a dimora di cavoli verdi, ha un'idea su come procedere. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete qualcosa da chiedere, scrivete pure nei commenti o iscrivetevi al nostro gruppo di Telegram, dove trovate me e tanti altri ragazzi che sono più esperti anche di me di orto, e così vi posso dare dei consigli magari sulla raccolta del seme, sulla moltiplicazione, eccetera. Vi saluto e alla prossima. Ciao, ciao, ciao.